Vedremo in questo video di spiegare il comportamento della bobina, cioè di questo elemento che vediamo indicato qua con L1, che ha un comportamento abbastanza particolare, come abbiamo cominciato a vedere anche in classe. In particolare, noi che cosa abbiamo detto? Che l'andamento della tensione ai capi della bobina obbedisce ad una legge di questo tipo, cioè è proporzionale alla variazione della corrente che interessa la bobina stessa tramite un fattore di proporzionalità L, che è il parametro caratteristico della bobina stessa, vale a dire l'induttanza. Ora, perché è importante capire questa cosa? Andiamo a vedere un tutoriale di questo genere molto molto semplice. Qua vediamo un circuito fatto da una batteria, una lampadinetta piccola al neon e in parallelo una piccola bobina inductor di 10,5 mH. Abbiamo un interruttore che può aprire o chiudere il circuito. Vediamo cosa succede quando chiudiamo. Abbiamo visto, guardiamolo di nuovo attentamente, vedremo che sì, per un istante si accende la lampadina, è l'istante nel quale si ha il cosiddetto transitorio di carica della bobina, vale a dire la corrente circola sulla bobina. Siccome la variazione è forte, obbedendo alla legge che abbiamo visto poco fa e che adesso non ritroviamo più, vale a dire la variazione di corrente, tanto più elevata è la variazione di corrente, tanto maggiore è la tensione ai capi della bobina. Siccome la lampadina è ai capi della bobina, appena qua c'è una tensione, la lampadina si accende. Ma la stessa cosa avviene anche quando apriamo il circuito. Vediamo così chiuso, apriamo, la lampada si accende di nuovo, perché anche in questo caso, quando il circuito è chiuso, qua circola una corrente. Quando lo apriamo, la corrente smette di circolare, quindi abbiamo una variazione brusca nella corrente che crea una differenza di potenziale ai capi della bobina e quindi la lampadina si accende. Per la spiegazione del comportamento della bobina possiamo vedere un tutoriale fatto molto bene qui sul sito Oil Project. Il titolo che dobbiamo andare a cercare è questo: video lezione, la legge di Faraday, spiegazione e dimostrazione pratica, dura 10 minuti, quindi diciamo possiamo vederla senza troppa fatica. Per quanto riguarda noi, vediamo un attimo, la simulazione che abbiamo creato ci servirà a capire qual è il comportamento in una bobina quando varia la corrente. Già l'abbiamo visto nel caso della lampadina, qua adesso la vedremo in maniera un po' più strumentale. Abbiamo un generatore di onda quadra, questo è un generatore di corrente, ricordiamoci che sono le variazioni di corrente che interessano la bobina, e una resistenza R2 che abbiamo inserito giusto per visualizzare la corrente. Sappiamo che gli strumenti elettronici ci danno, tipo l'oscilloscopio ci dà una misura della tensione, quindi abbiamo bisogno di una resistenza per visualizzare questa corrente, e questo punto L ci darà la misura della tensione sulla bobina. Quando andiamo a fare la simulazione, vediamo che cosa succede. Ecco, abbiamo fatto girare la simulazione. Vediamo, cerchiamo di annotare qualche cosa. La curva in giallo è quella, diciamo, della corrente. Questa ci fa vedere la corrente, l'onda quadra generata dal generatore. Invece l'andamento nel diagramma in azzurro, vediamo che la V di L è proprio la tensione sulla bobina. Vediamo che consiste di una serie di picchi. Guardiamo qui il valore, siamo a 200 volt, un valore molto elevato, seguito nel momento in cui cambia il valore di tensione dell'onda quadra da un picco uguale e opposto. Quindi sostanzialmente la bobina va
fa un picco di 200 volt e poi si azzera la tensione, poi fa un picco di meno 200 volt perché nel frattempo c'è l'altro semiperiodo dell'onda quadra e si ripete tra 200 e meno 200 per tutto il tempo durante il quale noi lo sottoponiamo all'onda quadra. Ecco, nella simulazione vediamo il magnete dentro la bobina. Quando il magnete si sposta, la bobina genera una tensione, una forza elettromotrice e la lampadina si accende come previsto. Qua vediamo l'indirizzo della simulazione per poter sperimentare direttamente da noi stessi.